Migliaia di penne nere si sono date appuntamento a Pianello da venerdì a domenica in occasione della Festa Granda degli Alpini che approda in Valtidone. Il sindaco Gianpaolo Fornasari ha invitato i suoi cittadini a esporre la bandiera tricolore e ad abbellire le vetrine per accogliere gli Alpini. Diversi gli interventi predisposti in paese in vista dell'evento provinciale che viene ospitato per la sesta volta. Dopo la donata nazionale, la festa grande è l'evento più importante per noi. È il nostro raduno sezionale, quindi dove sono presenti tutti gli alpini piacentini, dove sono presenti in rappresentanza delle, sez delle altre sezioni tantissimi alpini, l'anno scorso a Podenzano avevamo più di 25, circa 25-30 rappresentanze di altre sezioni e quindi diciamo che è l'evento per noi annuale più importante dopo la donata nazionale. Che cosa vi sentite di dire ai pianellesi che vi accoglieranno nel fine settimana? Ma Pianello ci accoglierà sicuramente, siamo certi che tutta la popolazione ci accoglierà come ha sempre fatto nelle cinque precedenti adunate, perché Pianello è la sesta volta che accoglie la festa grande, quindi è uno dei paesi che più di tutti ha avuto questa possibilità e sicuramente ci accoglieranno bene. Noi, come al solito, cercheremo di portare un po' di allegria nel paese. Il programma prevede venerdì 19 un concerto che alle 21 al teatro comunale vedrà ospiti il coro Ana Valnure e il coro Alpino Valtidone. Sabato 20 settembre si proseguirà alle 18 con un incontro con le autorità nella sala consigliare della Rocca Comunale. Seguirà una cena e la serata danzante in piazza Umberto I. Domenica 21 settembre alle 10.30 sono previsti gli interventi ufficiali che precederanno la messa alle 11 celebrata all'aperto. Di lato la sede degli Alpini in piazza Mercato. A mezzogiorno le penne nere pranzeranno insieme prima della conclusione prevista alle 15 con l'esibizione delle fanfare di Ponte dell'Olio e la stella alpina di Chivasso.